Allora, buongiorno, io sono Giovanni Squillero, potreste ricordarlo da ieri quando Fulvio ha fatto la presentazione di tutti quanti, per qualche ragione che non ho ancora capito fino in fondo, ammetto che è sempre da fare la parte più noiosa dei corsi e quindi solitamente le mie lezioni vengono etichettate come teoria, cosa che non è totalmente vero. L'idea generale è che per imparare a programmare bisogna programmare e quindi abbiamo bisogno di tutta una serie di diverse abilità e di diverse competenze per riuscire a programmare in modo efficace. Alcune danno immediatamente dei risultati visibili, è il caso di JavaFX ad esempio, in cui appena impariamo a fare qualcosa subito possiamo aprire la finestra. Altre non danno dei risultati così immediatamente visibili, ma non sono particolarmente teoria più del resto. Ho messo questa slide come prima slide perché la mia sensazione vedendo il laboratorio di ieri è che siate in qualche modo arrugginiti un pochino, non abbiate... almeno quelli che ho visto non avevano una grande manualità e consuetudine con il computer, con tutti i milioni di problemi che un sistema Windows perennemente ha con Eclipse, dove sono i menu, come faccio a installare un nuovo programma sul mio Mac, ho scaricato il file sbagliato, eccetera. Dal mio punto di vista questo è abbastanza preoccupante, perché voi non siete studenti del primo anno appena arrivati qui, che da qui diciamo a cui nessuno chiede di conoscere già un computer, ma dovreste già essere abbastanza smaliziati e abituati a usare questi strumenti. Comunque, andiamo avanti. Questa è la prima lezione di una serie di lezioni che hanno come obiettivo quello di descrivere la Java Collection Framework. E il sottotitolo ci dice che cosa intendiamo, cosa sono le Java Collection Framework, ed è un certo numero di strutture dati facilmente riutilizzabili, che noi possiamo prendere e usare nei nostri programmi. Esattamente come quando avete imparato a programmare, il mattone elementare nei vostri bellissimi flowchart all'inizio magari era la variabile, crescendo il mattone elementare non è più la variabile, ma è in qualche modo una struttura che qualcun altro ha fatto per noi, una struttura che voi conoscete perfettamente e diciamo questa struttura rappresenta in qualche modo il punto oltre cui non vale più la pena di pensare. L'ingegnere che progetta un palazzo non pensa a come è fatto un mattone, c'è qualcun altro che l'ha fatto. La persona che progetta una città non pensa a come è fatto il palazzo, ci penserà qualcun altro. Quindi in qualche modo in questo corso il punto in cui voi potete smettere di pensare perché se ne è occupato qualcun altro sono la Java Collection Framework, e le volte in cui sarà necessario fare qualcosina in qualche modo oltre, o meglio attorno a questi oggetti Java, saranno abbastanza limitate. Allora, per introdurre la Java Collection Framework è necessario rivedere alcuni concetti che probabilmente conoscete benissimo, che dovreste aver già visto nei vari corsi di programmazione, ed è il concetto di tipo di dato astratto. Allora, il tipo di dato astratto potete immaginarlo come una scatola, fondamentalmente una scatola che contiene dei dati e contemporaneamente che vi dà alcuni strumenti per manipolare questi dati. È come un pacchetto tutto compreso. Io ho delle informazioni e ho i metodi con cui lavorare su queste informazioni. Allora, l'ADT è un concetto matematico, è definito matematicamente, si trova nei libri di algoritmi, la definizione di ADT e se ne parla, ma è diciamo un concetto completamente astratto. E gli ADT vediamo che sono fondamentali, sono utilissimi quando dobbiamo descrivere algoritmi complessi.
di nuovo, non posso pensare, se sto progettando una città, a dove metto ogni singolo mattone. Io lavoro in termini di palazzi, e poi il palazzo a sua volta avrà un altro, qualcun altro che se ne occupa, magari io stesso, ma in un altro momento. Allora, gli ADT non sono classi, ricordatevi questo. L'ADT è un concetto matematico, le classi sono un qualcosa di pratico che esiste nei vari linguaggi di programmazione a oggetti, ognuno con le sue caratteristiche peculiari, ma non confondiamo le cose. È ovvio che l'idea dell'ADT è in qualche modo alla base del paradigma oggetti, per cui le similitudini ci sono, le relazioni sono fortissime, però non sono la stessa cosa. L'ADT è un modello matematico, gli oggetti sono quelli che trovo in C, che sono in C++, che sono diversi da quelli che trovo in Java, che sono diversi da quelli che trovo in Ruby. Quelli sono gli oggetti. Gli ADT no. Allora, il termine astratto, il tipo di dato astratto, si riferisce al fatto che solitamente quando io parlo di un ADT specifico che cosa fanno le funzioni di questo ADT, ma non specifico in alcun modo i dettagli con cui queste funzioni vengono svolte. Io dico che chiamando una certa funzione l'ADT deve fare una certa cosa, ma non sto dicendo come. Quindi tutti quelli che sono i dettagli implementativi sono in qualche modo lasciati a dopo. Ricordate che dettagli implementativi, ma il diavolo si nasconde nei dettagli, perché i dettagli, fra virgolette, sono quelli che possono fare la differenza fra un programma utilizzabile e un programma non utilizzabile, e questo a ogni livello. E vedremo anche un modo leggermente più rigoroso per definire quando un programma è utilizzabile e quando un programma non è utilizzabile. Comunque, se calandoci più verso Java, che è un qualcosa che voi già conoscete, in qualche modo gli ADT sono un pochettino più simili alle interfacce. Quindi se volete vedere che cos'è la cosa più simile agli ADT in Java, probabilmente sono le interfacce. Di nuovo, i dettagli implementativi sì, sono importanti, li trascuriamo, ma non possiamo poi trascurarli troppo. Allora, uno si potrebbe chiedere perché devo mettermi a studiare gli ADT. Allora, perché fondamentalmente è importante capire quali sono le idee che stanno dietro gli ADT. È importante capire, per quanto riguarda la Java Collection Framework, le caratteristiche dei vari blocchetti che abbiamo a disposizione. È importante capire i vantaggi e gli svantaggi, ma diciamo, noi diamo abbastanza per scontato che nessuno di voi avrà bisogno di mettersi a creare i propri ADT. Voi sarete fondamentalmente degli utilizzatori di ADT. Nonostante questo, avere in qualche modo una idea e una visione di come funziona all'interno un ADT, di nuovo senza entrare nei dettagli, è fondamentale per riuscire a utilizzarlo. Di nuovo, persone decisamente famose, celebri per la loro capacità di programmare in modo bello ed elegante ed efficiente, sostengono che addirittura la parte centrale di un programma è la struttura dati. Perché quando io devo pensare a un programma, molto prima di pensare agli algoritmi, a che cosa devo fare, devo pensare a che cosa memorizzo e quali sono i dati che io devo memorizzare e come. Una volta fatto questo, se fatto a un livello abbastanza alto, ad esempio utilizzando una serie di dati astratti che hanno già i loro metodi e le loro cose, il resto del programma ci arriva quasi regalato. Quindi riuscire a capire quali ADT devo usare in quali problemi è una parte essenziale
dell'approcciarsi a un problema, dell'imparare a risolverlo. Di nuovo, nessuno di noi pensa, magari qualcuno di voi lo farà, diventare un programmatore, uno che per lavoro scrive programmi o scrive nuovi ADT. In realtà quello che noi vogliamo cercare di trasmettere è la capacità di vedere un problema, affrontarlo, capire quali sono i punti critici e in qualche modo farsi un'idea di quale è una metodologia di approccio a questo problema, oltre alle simulazioni, ma di quello parleremo in seguito. Quindi, riassumendo con una frase che ho trovato, non mi ricordo dove, ma non nei Simpson, l'obiettivo di imparare gli ADT è di imparare come usare e creare gli ADT. Allora, il concetto di ADT nei linguaggi moderni in qualche modo è stato trasformato in tutta una serie, mettendo a disposizione dei programmatori tutta una serie di strutture che sono fondamentalmente, o comunque si avvicinano molto come filosofia, degli ADT. Ad esempio abbiamo la Standard Template Library in C++ e la Java Collection Framework in Java. E quello di cui noi ci occuperemo da adesso in avanti per qualche lezione, poche, è la Java Collection Framework. Allora, cerchiamo di vedere che cosa hanno, qual è veramente la cosa comune a tutti gli praticamente tutti gli ADT. Allora, se un ADT è un qualche cosa che deve contenere i miei dati, allora praticamente ogni ADT deve avere un qualche meccanismo che mi permette di aggiungere un singolo item, rimuovere un singolo item e in qualche modo accedere agli oggetti che sono all'interno dell'ADT, in qualche modo trovando, prendendo il primo, prendendo l'ultimo, prendendone uno a caso. Però diciamo che se io penso a un ADT come in qualche modo un insieme, una collezione di oggetti, io devo avere un sistema per metterne dentro uno, un sistema per tirarne fuori uno ed un sistema per fare qualcosa con gli oggetti che sono dentro. Molto spesso un ADT che implementa una collection, quindi un insieme di oggetti, fornisce anche tutta una serie di metodi aggiuntivi che ci permettono ad esempio di controllare se questo sacchetto è vuoto oppure se svuotare questo sacchetto oppure recuperare una parte degli oggetti all'interno oppure controllare se è pieno, se ne possono mettere altri, eccetera. Quindi in qualche modo noi possiamo cercare di astrarre quella che è già un'astrazione cercando di immaginarci a che cosa dovrebbe avere un oggetto che semplicemente è una collezione, è una raccolta di altri oggetti. Allora, proviamo a vedere un esempio semplicissimo. Questo di nuovo dovrebbe essere tutto arcinoto dai precedenti corsi di programmazione. Un esempio assolutamente semplice di ADT, il sacco di Babbo Natale. Allora, che metodi vogliamo? Tipica collezione, là dentro ci sono tutti i giocattoli. Che metodi ho bisogno io? Inserisci un gioco, tira fuori un gioco e conta quanti giochi ci sono. Allora, da un punto di vista puramente matematico, questo è tutto quello che mi serve per definire l'ADT. Inserisci un gioco, togli un gioco e conta i giochi. Noi possiamo pensare di realizzare il nostro sacchetto, il nostro ADT del sacco di Babbo Natale, semplicemente inserisci un gioco, lo mettiamo dentro, estrai un gioco, lo tiriamo fuori un gioco a casaccio, conta, apro il sacco e conto gli oggetti. Allora, questo sì è coerente con la definizione che abbiamo dato, ma vi rendete conto che l'operazione di conta i giochi è un'operazione lunga. Non solo, è un'operazione che in qualche modo dipende da quanti oggetti sono all'interno del sacco. Questo è un concetto fondamentale, lo vedremo in modo leggerissimamente più formale la prossima settimana,
Però questo è un concetto fondamentale ed è quello che fa la differenza fra avere un algoritmo utilizzabile e avere un algoritmo non utilizzabile. Allora, l'operazione conta i giochi è in qualche modo legata al numero di giochi. Se io ci metto un'ora a contare i giochi in un dato istante, se io moltiplico i giochi per 10, tutto sommato non è così improbabile che ci metta 10 ore. Se moltiplico i giochi per 100, probabilmente ci metterò 100 ore. In qualche modo c'è una relazione lineare fra il numero di giochi e il tempo che ci metto a contarli. Più un po' di tempo che mi serve, ad esempio, all'inizio per prendere un pezzo di carta su cui fare i calcoli, devo trovare la carta, buttarla. Insomma, c'è un certo tempo che magari devo usare sempre, però da lì in avanti, se io ho il doppio dei giochi, impiego il doppio del tempo per contare. Questo tipo di relazione vedremo che si esprime dicendo con un simbolo che è O grande di n. Il tempo che noi impieghiamo a contare i giochi dipende dal numero di giochi. È chiaramente possibile pensare a implementazioni diverse. Ad esempio, dentro il sacco io metto anche un taccuino in cui tengo il conto del numero di giochi. Quindi tutte le volte che metto un gioco aumento il numero, tutte le volte che estraggo un gioco tolgo un numero e quando devo contare semplicemente vado a vedere qual è il numero sul taccuino. Allora, in questa seconda implementazione quanto tempo ci metto a contare? La risposta corretta è non lo so, non ne ho assolutamente idea, però ci metto un tempo diverso se nel sacco di Babbo Natale ci sono 1000 giochi, 10.000 o 10 milioni? No, il tempo che ci metto in qualche modo è indipendente dal numero di giochi che ci sono. A mettere un gioco impiego un po' più di tempo perché devo anche aggiornare il numero, a estrarre un gioco impiego un po' più di tempo, ma a sapere quanti giochi ci sono è, fra virgolette, istantaneo. In realtà è indipendente dal numero di giochi. Allora, dettagli di questo tipo non sono dettagli. Sono dettagli per un matematico forse, ma non sono sicuramente dettagli per un ingegnere. E quindi, quando voi vi troverete a dover decidere come affrontare un problema, come rappresentare i vostri dati, dovete avere molto ben presente se le strutture dati che state pensando sono del tipo sacco in cui devo contare o sacco in cui ho un taccuino, perché una differenza di questo tipo vi cambia fra avere una metodologia di risoluzione di un problema che è utilizzabile nei casi pratici e una che non lo è. Purtroppo queste cose solitamente si perdono nei primi corsi di informatica, perché uno impara a fare algoritmi per ordinare gli amici. Allora, vabbè, forse con Facebook gli amici iniziano a essere un numero, iniziano a essere un numero significativo e quindi ordinarli effettivamente può essere un processo più o meno lungo, ma solitamente io ho un elenco di 10 nomi e l'algoritmo che uso per ordinare gli amici comunque ci mette un istante. Qualunque cosa io faccia, quindi non mi rendo conto di che cosa vuol dire un algoritmo brutto e un algoritmo bello. Un algoritmo brutto è un algoritmo che, quando i miei amici sono 100 milioni, non finisce. Non è che ci mette tanto tempo, non finisce. Il tempo teorico è due volte il tempo dell'universo e si arriva molto velocemente a tempi di questo tipo. Quindi una parte dei dettagli implementativi non sono dettagli, dovete saperli, e sono quelli che fanno la differenza. Ok, dovevo dirvi tutte queste cose mostrandovi questa slide. L'analisi di quali dettagli, diciamo in qualche modo una definizione quantitativa, non è proprio, ma è un po' più quantitativa di quanto un algoritmo è utilizzabile, è quello che vedremo sotto il nome di analisi della complessità. Allora arriviamo adesso finalmente alla nostra Java Collection Framework. Innanzitutto, Java, lo sappiamo che cos'è, collection è insieme, perché
tutti il punto di partenza della Java Collection Framework è quello di metterci a disposizione una serie di, diciamo, una struttura che ci permette di gestire oggetti che sono insiemi di altri oggetti. Collection. Quindi una collection è un oggetto che mi rappresenta un insieme di altri oggetti. E questo è il punto più alto, il punto più generico all'interno di questa gerarchia, di una di queste gerarchie di oggetti. Allora, l'obiettivo è quello di fornire un'architettura per manipolare questi oggetti il più uniforme possibile. Per cui, ad esempio, io userò sempre gli stessi metodi e le stesse istruzioni per inserire, per togliere, per fare delle operazioni, userò sempre le stesse istruzioni, chiamerò sempre funzioni che hanno lo stesso nome. Nonostante questo, è fondamentale capire cosa c'è sotto, gli inglesi dicono sotto il cappuccio, capire cosa c'è dentro, perché esattamente la stessa funzione che ha esattamente lo stesso nome può avere richiedere tempi significativamente diversi in alcuni tipi di insiemi di oggetti e in altri tipi di insiemi di oggetti. Per cui è necessario, quello che noi vogliamo portarvi ad avere è la conoscenza e la competenza per decidere quale tipo di collection usare e perché. Beh, diciamo che se guardiamo un minimo di storia della Java, della Collection Framework, vediamo che nei vecchi Java era significativamente diversa, perché per un certo tempo la Sun ha deciso di tenere gli oggetti in Java in qualche modo compatibili con quella che è l'altro grande famoso framework, che è la Standard Template Library del C++. E quindi questi due grossi progetti erano in qualche modo allineati. E per cui noi avevamo da un lato questi oggetti, dall'altro lato avevamo delle specie di arbusti, di gruppetti di classi e di oggetti sviluppati da altre parti, fra cui la collection package di Doug Lee o Object-Based Generic Collection Library, eccetera. Arrivati alla versione di Java superiore alla 1, diciamo dalla 1.2 in poi, la Sun abbandona ogni tentativo di essere compatibile con il C++. Tutto il progetto di gestire questo mastodontico progetto della Java Collection Framework viene data a un tipo che si chiama Joshua Block, che attualmente lavora come Chief Java Architect in una piccola azienda chiamata Google, ed è stato votato come fra i 50 programmatori più influenti e più bravi di ogni tempo. Insomma, ha tutta una serie di ci sono tutta una serie di elementi per credere che sappia programmare bene, e lui ha scritto fondamentalmente è opera sua la Java Collection, le prime versioni della Java Collection Framework. Con Java 5 abbiamo l'introduzione dei generics, che voi sicuramente sapete cosa sono perché l'avete fatto nei precedenti corsi di Java. Avete visto i generics? Non venite inquadrati, non vi preoccupate, il video prende soltanto lo schermo. Se non vi sentite a vostro agio con i generics, alzate la mano. Se vi sentite a vostro agio con i generics, alzate la mano. Se avete una mano, alzatela, così vedo. Controllo che va bene. Un po' più di feedback magari aiuterebbe durante le lezioni. Fra l'altro, io a fine dell'anno leggo con
grande attenzione e insomma anche un certo rammarico e dolore nei commenti degli studenti durante l'anno, e un anno mi dicono che sono troppo veloce, l'anno dopo mi dicono che sono troppo lento, generalmente dicono che sono troppo noioso. Cercate di se possibile farmi avere un riscontro durante il corso. Io cerco di venirvi incontro, ecco, di adattare quello o quello che dico per risultare il meno sgradevole possibile. Allora, il generics, non ho modo di sapere se siete a vostro agio con i generics oppure no, però a partire da Java 5 abbiamo l'introduzione dei generics. Questo permette di ridefinire tutta quella che è la domanda, o sbadiglio laggiù? Sbadiglio, ok. Allora, di ridefinire quella che è l'interfaccia verso le collection in modo estremamente pulito, estremamente, estremamente elegante, veramente se provate a scrivere in altri linguaggi vi assicuro che Java ha veramente una sua bellezza formale in qualche modo. Diverse classi sono state implementate, tipo alberi, linked list, stacks, hash table, eccetera, sono state implementate come collection. Gli array no, però per ragioni storiche in realtà abbiamo un'alternativa a usare gli array, e i vector sono stati completamente riscritti in modo da implementare l'interfaccia collection. Doug Lee, che era quello che diciamo era quello su cui venivano era basato, quello che aveva scritto una delle alternative alla Java Collection Framework prima della versione del JDK 1.2, comunque esce dalla porta ma rientra dalla finestra, perché nella Java Collection Framework attuale si è occupato, se non sbaglio, di tutta una serie di pacchetti che lavorano con la concorrenza. Quindi immaginate di avere una classe che viene in qualche modo letta e scritta da due processi diversi e quindi ha problemi di sincronizzazione, tipicamente, per evitare che mentre io sto facendo un'operazione un altro fa un'altra operazione e alla fine lasciamo la classe in uno stato totalmente inconsistente. Però non sono cose di cui ci occupiamo in questo corso. Allora, i principali elementi della Java Collection Framework sono in qualche modo, possiamo dire, l'infrastruttura, che è le interfacce che forniscono il supporto fondamentale alla nostra Java Collection Framework, e una serie di implementazioni. Gli algoritmi. All'interno della Java Collection Framework noi abbiamo una serie di algoritmi. Allora, gli algoritmi sono metodi statici. Cosa vuol dire statici? Lo sapete, vabbè, non me lo dite, ma lo sapete voi. Che cos'è un metodo statico? Potreste riguardare questa parte di Java e, ad esempio, vedere che cos'è un metodo statico. Cosa vuol dire per una classe avere un metodo statico? Abbiamo questa serie di algoritmi che quindi possono fare una serie di funzioni su metodi generici, come ad esempio ordinare una lista. Poi abbiamo una serie di implementazioni che vengono chiamate utility implementation, e queste sono in qualche modo un retaggio del passato, legacy implementation. Abbiamo degli oggetti che possono essere chiamati convenience implementation, che sono delle specie di piccole implementazioni molto molto efficienti che guadagnano in efficienza perché rinunciano a tutta una serie di possibilità. Voi potreste sapere che, ad esempio, ordinare un insieme di numeri, si può dimostrare che ordinare un insieme di numeri richiede un tempo che è un po' più basso del che cresce un po' più lentamente del quadrato del numero di numeri.
Allora, esistono metodi per ordinare elenchi di numeri che richiedono un tempo proporzionale a quanti sono i numeri da ordinare. Magia? Com'è possibile questo? Perché io posso soltanto ordinare un certo tipo di valori. Allora, se in qualche modo chiudo, rimpicciolisco la quantità di cose che posso fare, la variabilità, è possibile che io abbia dei sistemi più efficienti. E ci sono alcune funzioni che possono essere semplicemente chiamate dei wrapper, quindi specie di carte, di scatole che io metto attorno a degli oggetti che già esistono per aggiungere alcune funzioni. Infine abbiamo quelle che vengono chiamate le abstract implementation, e le abstract implementation sono delle specie di scheletri che io posso usare, sono degli, per costruirmi le mie personali implementazioni, le mie personali, per realizzare le mie personali funzioni all'interno delle collection. Allora, noi parliamo di Java Collection Framework, ma in realtà Java Collection Framework fondamentalmente sono due grossi blocchi separati. Allora, da una parte abbiamo le collection, dall'altra parte abbiamo le map. Le collection, vediamo che le prime caratteristiche che può avere una collection, che possono venirci in mente, è che ad esempio una collection può avere al suo interno duplicati oppure no, e questo già distingue due tipi diversi di collection. Oppure una collection potrebbe essere ordinata o non ordinata, ovvero sia potrebbe esistere un concetto di ordine all'interno della collection. Preso un elemento, qual è il successivo? Questo potrebbe esistere o potrebbe non esistere, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda la collection, non c'è nessuna, nella Java Collection Framework, non c'è nessuna implementazione diretta dell'interfaccia collection, ma le implementazioni sono di livelli più bassi nella gerarchia. Allora, ritorniamo a che cos'è l'interfaccia collection. Allora, la collection è un qualcosa che rappresenta un insieme di oggetti, e questi oggetti vengono detti i suoi elementi. Il buon Bock si è impegnato per fare in modo che in qualche modo la collection sia la più grande generalizzazione possibile di questa idea di un oggetto che contiene altri oggetti. Non è riuscito a fare niente di più generico di questo. Allora, in qualche modo io uso e ho bisogno di usare collection effettivamente quando, molto raramente, quando ho bisogno di passare un oggetto e veramente non posso fare nessun tipo di non posso affermare nulla su quell'oggetto. Le occasioni in cui io uso effettivamente un oggetto collection sono minime. Credo che io non sono un programmatore Java, come nel mio lavoro di ricerca non uso Java, e non credo di aver mai usato un oggetto collection direttamente. Collection estende iterable. Allora, ricordiamoci gli iteratori. Vi ricordate gli iteratori? No. Bene. Allora, un iteratore è un oggetto che ci permette, in qualche modo, che ci permette di attraversare un insieme, dove per attraversare si intende elencare in maniera programmatica tutti gli elementi di un insieme, partire dal primo
e un passettino alla volta vederli tutti. Beh, primo non è detto, partire da un elemento e un passettino alla volta vederli tutti. Allora, il concetto di iteratore è abbastanza diffuso nei linguaggi moderni, per cui C++ ce l'ha, PHP ce l'ha, Python ce l'ha, Ruby ce l'ha, il Go ce l'ha. Talvolta iteratore viene chiamato range, l'operatore range. Comunque l'idea di iteratore è che io posso mettere un cursore all'interno di un oggetto che mi rappresenta un insieme di altri oggetti e poi in modo molto molto semplice spostare questo cursore in modo che, seguendo la sua strada, che non è detto che sia una strada piuttosto che una strada particolare, dipende dal tipo di oggetto, in qualche modo però io posso portarlo a zonzo fra i miei oggetti fino a farglieli toccare tutti. Allora, l'interfaccia dell'iteratore è questa. Interface iterator, iterator, vedete il generic E. Allora, la mia, io ho la funzione hasNext. hasNext mi ritorna vero o falso, e mi ritorna vero ovviamente se c'è un prossimo, e falso se sono arrivato alla fine e quindi non c'è nessuno che mi viene dopo. E la funzione next, che fa due cose contemporaneamente: da un lato prende un elemento e me lo restituisce, dall'altro lato fa un passetto avanti su questo percorso che io non so quale sia, e su alcuni tipi di oggetti non ho nessun modo di sapere qual è questo percorso. Fa un passetto avanti e si posiziona sul prossimo. Quindi potete immaginare l'iteratore come un animaletto che io butto dentro il mio sacchetto con tutti gli oggetti, e tutte le volte che dico next lui mi restituisce l'oggetto su cui è e salta al prossimo, o meglio salta su un oggetto e me lo restituisce, poi next lui salta su quello dopo e me lo restituisce, eccetera eccetera. E il metodo remove, che in realtà è opzionale, quindi non ce ne occupiamo. Allora, se io ho questi due metodi che sono hasNext e next, io sono in grado di elencare, di scorrere tutti gli oggetti all'interno di un insieme. E questo lo posso fare con un ciclo for. Quando io scrivo in Java il for con il due punti, quello che io sto facendo è usare un iteratore. Allora, torniamo alla Java Collection Framework. Abbiamo detto che collection estende iterator. Poi le prime tre grandi famiglie di oggetti che io trovo all'interno della Java Collection Framework sono i set, le liste e le code. Allora, guardiamo che cosa sono. Le liste sono fondamentalmente gli array con gli array più carini. Allora, il concetto di array: io ho un elenco di oggetti in cui ogni oggetto è associato a una posizione. Questa è l'idea di array. Quindi io mi posso chiedere qual è l'oggetto in posizione 5, qual è l'oggetto in posizione 7. Posso fare una serie di ragionamenti di questo tipo. Poi code e code prioritarie. Allora, l'idea della coda è quella che io metto gli oggetti arrivano e l'ordine con cui escono è fisso, in qualche modo determinato. Quindi una coda in realtà è un tubo in cui gli oggetti entrano entrano da un'estremità e escono dall'altra. Una coda di questo tipo si chiama una FIFO, first in, first out, ed è quello che voi vorreste che succede, quello che voi vorreste succedere al supermercato, ma ci sono in realtà quelli che vi passano davanti da ogni lato. Però in un supermercato svizzero
Il tutto è una FIFO, il primo che si mette in fila per pagare alle casse è anche poi il primo che paga dopo, e gli altri di seguito uno all'altro. Un altro tipo di coda, in qualche modo in realtà non è una coda, però se voi pensate a una LIFO, Last In, First Out, pensate di avere un tubo in cui mettere dentro le vostre monete. Quando poi le andate a prendere, la prima moneta che prendete è l'ultima che avete messo. Di nuovo, c'è un ordine perfettamente ragionevole, però io tolgo l'ultima moneta che ho messo. Oppure, pensiamo a un altro esempio di coda, e questo esempio sono le code prioritarie. Allora, in un pronto soccorso le persone non vengono servite in base all'ordine con cui arrivano, ma in base all'urgenza. Allora, questo è di nuovo un esempio di coda, però è una coda prioritaria, per cui io ho un metodo per inserire un elemento nella mia collection e ho un metodo per estrarre quello a cui tocca, che può essere il primo arrivato oppure il più urgente. E queste sono le code. E infine abbiamo il concetto di set, insieme. La caratteristica dell'insieme, la parola insieme in generale nei linguaggi moderni, anche in Python, ha questo significato. Il concetto di insieme vuol dire elementi non duplicati. Un elemento in un insieme può esserci o non esserci, non può esserci due volte. Se c'è, c'è; se non c'è, non c'è. Quindi un insieme contiene elementi, ma non contiene duplicati. Duplicati che invece possono esistere senza nessun problema nelle liste, ad esempio. Io posso avere lo stesso oggetto in posizione 3 e in posizione 5. E poi abbiamo i sorted set, ma questo li vedremo successivamente. Allora, le mappe sono in qualche modo vengono incluse nella Java Collection Framework, sono profondamente collegate al concetto di collection, ma non sono degli oggetti che derivano da collection. Se vi ricordate l'immagine di qualche slide fa, le Java Collection Framework, cioè avevamo un albero che scendeva giù dalle collection, e poi abbiamo un albero che scende giù a partire dalle mappe. Allora, che cos'è una mappa? La mappa in Java, in questo contesto, significa un oggetto che contiene una relazione mappa, mappare appunto, fra una chiave e un valore. Quindi se io ho questo concetto di voler associare una chiave a un valore, io sto parlando di una mappa. Ad esempio, io posso pensare di associare al codice fiscale il vostro peso in chili. Questo è un tipico esempio di mappa. Io ho un insieme di coppie. Questo insieme di coppie saranno composte da una chiave, il codice fiscale. La chiave è univoca, perché fra di voi non ci sono due persone che hanno lo stesso codice fiscale, spero, e a questo codice fiscale è associato un valore, il peso. Fra di voi potrebbero benissimo esserci due persone che hanno lo stesso peso. Allora, la mappa non deriva da collection, e quindi non estende iterable. Non estende iterable, quindi la mappa non è di per sé un oggetto iterabile. Io non posso mettere il mio ragnetto all'interno di una mappa e farlo girare su tutto. Però, o meglio, non posso farlo direttamente. Però lo posso fare, perché ci sono dei metodi che mi permettono di estrarre, a partire dall'oggetto mappa, degli insiemi. E gli insiemi, se lo ricordate nella slide precedente, gli insiemi discendono da collection.
Quindi io posso vedere, alla fine posso usare le collection per accedere alle mie mappe, e questa è la ragione per cui le mappe sono dentro la Java Collection Framework, anche se, diciamo, la loro radice non è una collection. Un po' più nel dettaglio, questo è l'albero genealogico delle collection. Allora, abbiamo la nostra collection, che è la radice, da cui possiamo, vediamo i suoi primi tre figli, che sono set, queue e lista. La freccia tutta unita, continua, significa estende. Vuol dire che io ho l'interfaccia coda che estende l'interfaccia collection. Poi io ho l'interfaccia lista che estende l'interfaccia collection. La freccia invece tratteggiata significa implementa. Adesso io non vi chiedo se avete ben presente la differenza tra estende e implementa, perché do per scontato che non mi risponderete, però se non ce l'avete riguardatela, perché è una differenza significativa. Noi in questo corso diamo per scontata una certa conoscenza di Java, quindi riguardate le vostre basi di Java. Vediamo ad esempio che hash set all'estrema sinistra implementa set, e set estende collection. Quindi primo livello, set, queue e list. Un livello sotto vediamo finalmente vettore, array list, linked list, stack, e man mano abbiamo le nostre implementazioni. Io posso istanziare un oggetto di tipo set? Sì, no, perché? Nel mio codice io potrei istanziare un oggetto di tipo set, set di qualcosa, questi sono tutti generics, quindi un set di interi, potrei istanziarlo? Perché no? Sì, perché sì. Grazie, no, perché è un'interfaccia, esatto. Quindi io non posso istanziare un'interfaccia, potrei ad esempio istanziare un hash set, oppure potrei istanziare un oggetto che è un linked hash set, e questi chiaramente devono implementare tutti i metodi dell'interfaccia set, ma io non posso istanziarli direttamente, ma io non posso istanziare direttamente un'interfaccia set, perché non saprei come è fatta nel dettaglio. Allora, guardiamo adesso un po' più da vicino quella che è l'interfaccia collection. Allora, noi abbiamo tutta una serie di metodi che sono, possiamo definire, le operazioni basilari. Innanzitutto il generics. Quella è una collection di E, il che vuol dire che io nel mio codice posso ad esempio parlare di una collection di stringhe, di una collection di interi, di una collection di Pippo, se Pippo è una mia classe. Quindi collection di qualche cosa, e il fatto di poter definire collection di qualche cosa mi permette di avere tutta una serie di, il meccanismo dei generics, quindi di parlare di una collection di qualche cosa, mi permette di avere un potentissimo type checking statico. Type checking statico vuol dire che, guardando il codice, non ho bisogno di farlo girare, io posso rendermi conto di tutta una serie di errori e tutta una serie di problemi. Io posso rendermi conto che alcuni metodi sono stati usati correttamente, altri non hanno ricevuto i parametri giusti, eccetera. Allora, questo è un controllo sui tipi statico, ed è in gran parte reso possibile dall'uso dei generics. Se io non avessi i generics, dovrei dire che la collection contiene oggetti,
e a quel punto il compilatore non sarebbe in grado di rendersi conto quando io faccio un errore del tipo cercare di mettere un animale dentro una collection di fiori. Se io invece posso a livello di dichiarazione dire quella collection è una collection di animali, quella è una collection di fiori, io sono in grado di avere tutti questi controlli e di diminuire in modo significativo i rischi di fare errori. Quindi, operazioni base che posso fare sulle collection, avevamo detto, beh, aggiungere, rimuovere l'iterator, ovviamente io dentro una collection posso tirarmi fuori il mio iteratore e quindi posso in qualche modo scorrere gli elementi della collection, posso aggiungere un oggetto, posso rimuovere un oggetto. Notate che entrambi sono opzionali, nel senso che non tutte le collection le funzionano sempre. Posso chiedermi se un oggetto, se una collection contiene un certo oggetto, posso chiedermi se una collection è piena, è vuota, scusate, e posso chiedermi qual è la dimensione di una collection. Poi ho una serie di operazioni che vengono chiamate bulk operation, perché sono operazioni che io faccio in massa. Quindi io posso, ad esempio, chiedermi se contiene tutta una serie di altri oggetti. E a questo punto che cosa gli passo? Gli passo a sua volta una collection di qualunque cosa. Quindi io mi chiedo se una collection contiene gli elementi di un'altra collection. Allora, quest'altra collection ho bisogno di in qualche modo limitarla? No, perché io posso, ho la mia collection di elefanti, una collection di fiori, e mi chiedo, la mia collection di fiori contiene gli elementi della collection di elefanti? No, ovviamente. Questo no. Non ho bisogno di... Quando io controllo se un oggetto è presente nella collection, non ho bisogno di chiedermi se quell'oggetto potrebbe stare nella collection. Perché se non, quell'oggetto non può stare nella collection, io dico che non c'è. Guardate infatti il metodo, il contains. Contains ha come parametro object, la cosa più generica possibile. Io mi chiedo se quel qualcosa è nel mio insieme. Se non poteva nemmeno entrarci, allora non c'è. Invece, guardate add. Add ha come parametro un elemento, e qual è il tipo dell'elemento? E. E è un generic. Io ho una collezione di E, e quindi che cosa gli metto dentro? Gli metto dentro un qualcosa di tipo E. Vedete, sopra, collection, fra parentesi angolari, e dentro, add, un elemento che deve essere di tipo E. Quindi io ho una collection di stringhe e il mio add riceve una stringa. Mentre contains, no. E anche remove, no. Perché se io ho una mia collection di double e provo a togliere un elefante dalla mia collection di double, vabbè, non lo trovo e non, fine. Però non ho bisogno di avere un errore per questo. È un'operazione che non mi porta a nulla, perché l'oggetto non c'era. L'iterator, invece, è un iteratore di tipo E, che è il tipo della collection. Quindi il mio ragnetto che butto dentro la collection, se la mia collection è una collection di stringhe, mi restituirà una stringa, perché è un iteratore di tipo E. Torniamo alle operazioni di massa. Allora, posso chiedermi se contengono, se una collection contiene gli elementi di un'altra collection. Allora, quest'altra collection non ha nessun vincolo. Oppure posso aggiungere elementi alla mia collection. Tutti gli elementi di una collection li aggiungo. E qui abbiamo una sintassi che di nuovo dovreste abbondantemente sapere, però riguardiamo insieme. Io aggiungo gli elementi di una collection, di che tipo? Allora,
chiaramente, se la mia collection contiene elementi di tipo E, io posso aggiungere elementi di tipo E. Quindi potrei scrivere qui add all collection E. In realtà questo mi limita troppo, perché in Java voi sapete che io posso estendere la mia, le mie classi, per cui io posso avere una classe fiore e poi una classe fiore con quattro petali che estende fiore, ma è sempre un fiore con quattro petali e anche un fiore. Quindi io qui nella mia classe fiore, nella mia collezione, nel mio insieme di fiori, io posso aggiungere tutti gli oggetti di tipo fiore o tutti gli oggetti che sono stati definiti a partire dal tipo fiore. Quindi punto interrogativo estende E significa che io posso andare ad aggiungere tutti gli oggetti che sono una che tutte gli oggetti di una collection che accetta oggetti di tipo E o di un tipo derivato, quindi che estende, che ha esteso E. Questo non è necessario sopra, perché come vi ho detto l'oggetto fiore con quattro petali è anche un fiore, quindi quando io scrivo E potrei benissimo passargli lì un argomento di tipo fiore a quattro petali. Se E è fiore e io ho il mio nuovo oggetto che è fiore a quattro petali, dentro E gli posso passare un fiore a quattro petali. Clear, di nuovo, ripulisce tutto quanto. Poi abbiamo dei metodi che ci permettono di trasformare la nostra collection in un array. E questo può essere utile, può essere comodo. Adesso guardiamo la... i fratelli, diciamo, delle collection, e sono le mappe. Allora, il capostipite di questa famiglia è la mappa, che, come abbiamo detto, mappa rappresenta un insieme di coppie, l'idea che io ho dei valori, delle chiavi a cui sono associati dei valori. Allora, le operazioni base che sono permesse sulle mappe, quindi comuni a tutti gli oggetti che discendono dagli oggetti di questa gerarchia, noi abbiamo put, inserisci un oggetto e togli un oggetto. Però, siccome abbiamo questa idea che gli oggetti hanno un'etichetta e un valore, put deve avere un'etichetta e un valore. Quindi, se volete vederlo, oggetti simili sono built in linguaggi tipo Python e vengono chiamati dizionari. Quindi il dizionario è caratterizzato dall'avere una voce che è la chiave e poi un testo che mi descrive, che contiene le informazioni riferite a quella chiave. Quindi io ho questo concetto di avere una chiave e dei dati associati a quella chiave. Put, devo specificare la chiave e i dati associati alla chiave. Get key. Key attorcigliato, scusatemi, ma il get ha come parametro la chiave che io voglio prendere. Scusate. Remove, vabbè, una certa chiave la voglio rimuovere. Contiene, mi posso chiedere se il mio dizionario contiene una certa chiave, mi posso anche chiedere se il mio dizionario contiene un certo valore. Di nuovo, pensate agli studenti del Politecnico: chiave matricola e come dato io metto il loro peso in chili. Tipico esempio: ho un sacco di valori comuni e tutte le chiavi che sono diverse. Allora io mi posso chiedere: esiste lo studente 666666?
sì, esisteva, la conoscevo anche, ma non esiste più perché non è più iscritta al Politecnico. Comunque, dato una matricola, io posso chiedermi se esiste quello studente. Dato un peso, posso chiedermi se esiste una matricola che ha come valore quel peso. Ad esempio, esiste uno studente di 62 kg? Probabilmente sì. Size, di nuovo, quanti ne abbiamo, is empty se la mia mappa è vuota. Operazioni bulk, anche qui, per cui posso prendere una mappa e caricare tutti i suoi elementi all'interno della mia mappa. Di nuovo, notate l'uso dei generics. La mappa da cui voglio succhiare i valori e metterli nella mia mappa deve avere una chiave che è o K o estendere K e dei valori che o sono B o estendono V. E poi clear, svuoto la mia mappa. Allora, vi ho detto che le mappe non sono direttamente collection, ma sono parenti stretti, perché abbiamo dei metodi che ci permettono di passare dalla mappa di vedere gli elementi della mappa attraverso qualche interfaccia delle collection. E in particolar modo abbiamo dei metodi per estrarre una abbiamo dei metodi per avere delle viste di tipo collection sui miei valori, e questi metodi sono, ad esempio, keyset, l'insieme delle chiavi. L'insieme delle chiavi è un insieme, quindi non ha duplicati. Allora, i valori sono una collection perché potrebbero avere duplicati, e posso anche avere un set, quindi di nuovo un qualcosa che non ammette duplicati, un set delle coppie valore chiave valore. Allora, se io penso a tutte le mie coppie chiave valore, quelle rappresentano un insieme, perché non ce ne saranno due uguali, e un insieme è un figlio di collection, e quindi in qualche modo un oggetto in cui io posso usare un iteratore. L'uso dell'iteratore mi permette di scrivere del codice che è particolarmente leggibile, come quello. For E, che cos'è E? E è una map entry, quindi è un elemento della mappa, il che vuol dire una coppia di valori, chiave, una coppia chiave valore, e io E lo uso l'iteratore per scorrere tutte le possibili coppie chiave valore all'interno della mia mappa. In questo modo, quando io posso usare l'iteratore, posso scrivere questi for, che sono, diciamo, i for di nuova generazione, che vengono talvolta chiamati ranged for, o vabbè, for sul range, eccetera. E diciamo che ogni insieme ha anche una piccola interfaccia che in qualche modo mi rappresenta, posso vederlo come l'elemento della mappa, e quindi questa piccola coppia di valori che ha una chiave e un valore. E questo map.entry, che è quindi un elemento all'interno della mia mappa, è quello che io riesco a ottenere quando è quello che io riesco a ottenere con la funzione entry set, ed è a sua volta, ed è di nuovo una collection. Tutte le informazioni sulle collection si possono trovare sulla documentazione di Oracle. Questa ho scritto 7 perché all'epoca c'era Java 7, credo che adesso basti mettere 8 e avete Java 8. La Java Collection Frame, tutte le informazioni ci sono, e fra l'altro è estremamente
interessante andare a guardare quelle che sono la documentazione scritta sulla Java Collection Framework, perché vi rendete conto che dà per scontata una certa quantità di conoscenza da parte di chi legge. Ad esempio, su alcune strutture dati dice che queste strutture dati si comportano come ci si potrebbe aspettare. Quindi il tempo richiesto per alcune operazioni è quello che uno si potrebbe aspettare. Allora, uno degli scopi di questo corso è di farvi capire qual è quello che uno potrebbe aspettarsi da tutta una serie di strutture dati. Direi che stiamo arrivando verso la fine, quindi l'ultima slide tradizionalmente è questa. Se ci sono domande, per favore fatemele. Questo silenzio da parte vostra mi spaventa, quindi se siete timidi lasciatemi bigliettini sulla cattedra, fate un account fittizio su Hotmail e mandatemi le vostre opinioni. Non riuscirò mai a risalire a chi siete, però datemi un qualche riscontro. Ci vediamo la prossima settimana.